Eccoci qua. Ciao Paolo Emilio, Ciao, bentrovato. buongiorno, bentrovati, bentrovati, ciao Giacinto, ciao Pasquale. Oh, intanto un saluto alla community di Radioattiva da parte mia e da parte di Pasquale. Ciao, E ciao, un un saluto piacere. alla community di iWeek da parte mia e di tutta la redazione. Grande, grande. Allora, intanto Paolo Emilio, è stato bello immaginare questo momento, insomma, mi sentivo un po' in questo Amadeus quando pensa al dopo festival. Ci siamo detti, ma perché non lo facciamo anche noi un doppio week, in modo tale che approfondiamo un po' gli argomenti? E ecco Beh, qua diciamo perché che sono contento anche del fatto che tu ci abbia pensato, quindi diciamo è già un'ottima cosa, visto la mole di lavoro che mi è piombata addosso per questa iniziativa mirabile. grande, grande. Allora, salutiamo anche gli amici del podcast che ci ascoltano in cuffietta, magari mentre state correndo, chissà, magari qualcuno sta preparando qualcosa di buono da mangiare. Qui parliamo oggi della giornata, della prima giornata dell'AI Week, che è trascorsa, devo dire, è Mamma mia. volata via. Ci siamo tolti la giacca, tutti quanti, siamo senza giacca, insomma, un po' più comodi. Vogliamo, Paolo Emilio, approfondire gli interventi che tu hai vissuto. In questo caso da fruitore, no? Perché noi Assolutamente, eravamo qui dietro le quinte. come ti dicevo esattamente nel nostro dietro le quinte, penso di essere il vostro fan più accanito perché li ho sentiti e risentiti per tutto il giorno per arrivare, diciamo, puntuale a questo appuntamento che insomma aspettiamo ormai da diversi giorni. Ebbene, allora, prima di invitare i nostri ospiti, devo dire che si sono collegati quasi tutti gli speaker, quindi insomma, pienone. In questa prima giornata del dopo E-Week, Paolo Emilio, insomma, è stata una giornata davvero interessante, molto bella, per noi molto carica di emozioni, insomma, perché si arriva sempre con l'acqua alla gola a realizzare le ultime cose, ma devo dire che il risultato Proprio fatto. è sicuramente positivo. E allora a questo punto, dai, vuoi chiamarli tu gli ospiti? Assolutamente sì, ma allora diamo il benvenuto a Marco Borghese, Diego De Simone. Adesso faccio io la parte della valletta di Amadeus, Diego De Simone Ciao. e Renato De Marco di Vedrai, che dovrebbe essere anche lui con noi, eccolo. Eccoci. Sì. Ciao, benvenuti, benvenuti Buonasera a tutti. a tutti. Ciao, è arrivato anche dietro le quinte Vincenzo Sciacca di Alma Way. Vincenzo, se ci sei, non vediamo ancora la tua camera, però appena ci fai vedere il tuo volto, ti prometto che ti aggiungiamo in diretta. Allora, ecco, Pasquale, non ti vedo più, avvicinati Mi un metto po' un po' più qua, tranquilli, ci perché sono anche io, ci siamo sono tanti, anche dobbiamo io. stare un po' più stretti. Allora, Paolo Emilio, a te. Ah, bene, grazie. Questa, allora, questa non me l'aspettavo. Questa, va bene, no, vabbè, che dire, nel senso, sì, condivido il giudizio di Giacinto. Secondo me è stata una giornata, insomma, una prima giornata molto densa in cui ci avete aiutato a cominciare a capire come l'intelligenza artificiale può gestire, diciamo, la governance dei dati, delle informazioni. Se diciamo, vogliamo fare qualche approfondimento, io non so, forse comincerei proprio da Renato. Renato, io ho ascoltato, come dicevamo prima, non so se eri collegato, ho ascoltato più volte ciascuno dei vostri interventi, il tuo addirittura tre, per cercare di capire bene con quale, diciamo, metodo riuscite a fare questo lavoro interessantissimo di previsione. A beneficio di tutti quelli che non hanno ascoltato e che sono i nostri ascoltatori in questo momento, Renato, vedrai se ho capito bene, è la piattaforma di business intelligence predittiva evoluta per la gestione consuntivo, ma soprattutto previsionale dell'andamento di un'azienda. Cioè, insomma, mettete insieme i dati delle aziende, i dati di contesto, delle informazioni che vengono dal mondo, eccetera, eccetera. E proprio su questo punto mi viene da farti una domanda. Voi avete presentato la vostra piattaforma Decidere, no? Dicendo che ci sono due modelli decisionali, uno top-down, uno bottom-up. E volevo capire meglio da te, in qualche maniera, quali decisioni è meglio prendere, se si può dire così, con un modello e quale con un altro? Cioè, a che cosa sono focalizzati? A sapere cosa sono focalizzati questi due modelli? Due modelli abbiamo capito come funzionano. Uno serve, diciamo, si basa sulla definizione dell'obiettivo e poi scegliere la migliorazione. L'altro capire quali sono gli effetti di una decisione che riteniamo giusto prendere. Ma come facciamo a capire quale modello dobbiamo utilizzare?
No, parte esattamente dal concetto stesso di decisione, cioè dall'esigenza del decision maker aziendale. Se la decisione che voglio prendere è chiara o ho una visione molto limpida di dove voglio arrivare, allora vado a interrogare i modelli predittivi per capire dove effettivamente mi porterà la mia decisione. L'altro approccio invece è quello dove io ho in mente l'obiettivo, che potrebbe essere un valore soglia del mio fatturato, del mio EBITDA, dei volumi di vendita, di soddisfazione dei clienti finali e così via, ma non so come provare a raggiungere l'obiettivo e quindi lascio che siano i modelli predittivi a tracciarmi il percorso. Quindi da un lato ho chiaro il cosa vorrei fare, facevo l'esempio di sono un'azienda in ambito retail. Decido di provare a effettuare determinate scontistiche ai miei prodotti. Non so come reagirà il mio cliente finale, quindi i volumi di vendita, il mio fatturato e così via. Ho in mente la decisione, calcolo dove mi porterà. L'altro è invece parto al contrario, voglio aumentare i volumi di vendita. Dimmi come fare per, e allora lascio che mi venga descritta la decisione effettiva. Insomma, è un po' come il navigatore, Paolo, è il navigatore satellitare. Ecco, questa parola ricordo molto bene del tuo intervento. Intanto salutiamo anche Vincenzo. Ciao Ciao Vincenzo. Vincenzo, non può mostrarsi perché il Ciao. video. Ecco, insomma, ti C'è, sentiamo. certo, c'è. È incoraggiante. Però il navigatore satellitare, Paolo Emilio, è stata una bella metafora, no? Tu sai dove arrivare, lui ti indica il percorso da fare. Quanti imprenditori davvero oggi potrebbero mettere l'acceleratore all'interno delle proprie aziende anche grazie a queste tecnologie? È incredibile. Assolutamente, diciamo, è molto interessante anche perché va proprio a incrociare il discorso di velocità, no? Il navigatore ci dà la strada più veloce, oltre che la strada più, diciamo, esatta da Esatto. seguire. E esattezza e velocità sono un po', insomma, le due parole cardine, no? In questo momento che ci giochiamo. Ci giochiamo soprattutto in un momento, e qua, diciamo, forse chiedo l'intervento del nostro ospite invisibile, Vincenzo, nel senso che velocità e esattezza della strada sono un po' le strade che noi ci giochiamo anche più in generale se vediamo questo momento storico in cui siamo, no? Quando alle soglie di una trasformazione epocale, non solo per le disponibilità di tecnologie che abbiamo, ma anche in questo momento per le risorse che sono a nostra disposizione o che saranno presto a disposizione delle imprese. In questo senso ho, diciamo, apprezzato l'approfondimento che tu hai fatto quando dicevi che Alma Wave sta lavorando con un gruppo di ricerca sull'implementazione e sul lavoro nel riconoscimento linguistico. E Esatto. diciamo, la domanda che mi veniva in mente però era, ecco, quale può essere la via italiana a questi temi nel momento in cui grandi vendor con gigantesche basi dati e integrazioni di tecnologie straordinarie stanno lavorando su soluzioni analoghe? Quindi come fare per, diciamo, trovare il nostro spazio come imprese in Italia in un settore che sembra essere un po', diciamo, monopolizzato, okay, in questo momento. Allora, questa domanda è molto interessante e ti ringrazio per avermela fatta. Diciamo che è chiaramente una delle sfide della nostra azienda, perché di fatto quando vai dai clienti, insomma, i big vendor sono ben presenti. La cosa positiva è che l'approccio con cui si pongono è un approccio, come si dice oggi, orizzontale. Ok, quindi è tutto facile, è tutto easy, ti do la piattaforma, fatti l'assistente, ti do la piattaforma, realizzati un modello per estrarre delle entità. In realtà poi i clienti purtroppo si scontrano con questo approccio ed oggi i report in cui di fatto mostrano una importante disillusione nei confronti dei risultati dell'intelligenza artificiale, non in generale, di cui tutti apprezzano come dire, i forti progressi, ma proprio specifico nel poter indirizzare problematiche specifiche, oggi si susseguono, perché di fatto si va dai clienti, si dice abbiamo fatto un bot in grado di discutere e dibattere, poi però non si riesce a fare un bot decente che dà delle informazioni su dei prodotti. Ecco, la nostra via, la nostra sfida è quella della vertical AI, quindi andare a risolvere un problema con una serie di strumenti.
e poi ovviamente con un forte focus sulla lingua italiana. Quello è abbastanza importante, perché non ci nascondiamo il fatto che l'italiano è di fatto un dialetto quasi, diciamo, è una lingua minore purtroppo per tanti paesi. Io ricordo che l'italiano forse dovrebbe essere tipo la 19ª, 20ª lingua parlata al mondo, quindi insomma per voi la sfida non deve essere facile, Vincenzo, per quanto possiamo padroneggiare quella nostra lingua, però effettivamente a livello di business, se lo guardiamo, no? I big player a cui faceva riferimento durante il suo intervento Marco Borgherese, con cui avete già lavorato, IBM, Google, Microsoft, insomma, chiaramente si parte dall'inglese, si parte dallo spagnolo, si parte da altre lingue. Ecco, voi Marco invece come avete affrontato questa tematica? Lavorando voi assolutamente sul mercato, quello italiano, ma come sappiamo con ambizioni anche, insomma, più internazionali. Allora, grazie per la domanda. Allora, innanzitutto fatemi dire che sono molto contento dopo questa giornata, per me faticosa, immagino per voi essere qui a poterci confrontare anche con gli amici, altri speaker e soprattutto aver dato inizio a queste settimane dell'intelligenza artificiale. Prendo a spunto quello che ha detto prima Vincenzo, cioè sull'approccio orizzontale da parte dei vendor, che in qualche modo corrisponde, ma lasciatemi dire anche giustamente, avendo una visione globale. Qual è il nostro approccio? È proprio quello che in qualche modo ho provato a raccontare oggi nel workshop, che vede da una parte la tecnologia come lo strumento e non è il fine dei progetti di digital transformation, perché concordo, come dire, con il fatto che magari alcune realizzazioni che oggi hanno portato qualche critica rispetto all'implementazione di agenti virtuali, in realtà il problema è stato proprio affrontarle come progetti tecnologici. Mi fa piacere, visto che in questo caso AlmaWave, come noi, proviamo nel nostro piccolo ad essere, come dire, dei rappresentanti dell'italianità, condivida il nostro approccio, diciamo, sulla vertical, no, noi la chiamiamo la vertical knowledge base, Vincenzo definiva vertical AI, perché c'è un'esigenza di verticalizzazione. Le tecnologie oggi consentono ovviamente di implementare dei piccoli automi, ma sono poco più che un risponditore Q&A, la facca automatica. Invece per ciò che riguarda l'intelligenza artificiale c'è bisogno di unire degli approcci statistici che guardano, come dire, machine learning, deep learning, ma anche, e da qui arriviamo al tema dell'italiano, un approccio prettamente linguistico che consente poi alle aziende di orientare lo sviluppo di agenti virtuali rispetto al loro contesto, settore e specifico business. Noi poi racchiudiamo il tutto, come dire, utilizzando come avete insieme a me condiviso anche oggi, il nostro, come dire, il nostro multi-agent system, che proprio ci consente da una parte di implementare agenti virtuali specialistici, dall'altro di mixare le tecnologie, quelle dei vendor e quelle proprietarie. Anche noi abbiamo la nostra tecnologia proprietaria per sviluppare agenti virtuali, ma, come dire, siamo aperti ovviamente a utilizzare il meglio magari di ciò che ci offre la IBM, Google, Microsoft, AlmaWave. Magari infatti, stavo giusto per aggiungere. Magari, insomma. Perché no? Assolutamente, magari. E magari sfruttiamo qualche insight, che ci dà Renato fuori qualche use case interessante. In attesa di vedere che cosa ci dice Diego. Bene, okay. C'è un piccolo ritorno. Sì, infatti. Ma c'è ancora. Quindi qualcuno di voi vuole mettere le cuffie. Vediamo tutti i microfoni chiusi.
proviamo a parlare e così si scopre che siamo noi. Siamo noi. Forse siamo noi. Se siamo noi è meglio, così sappiamo che possiamo risolverlo. Allora, molto molto interessante. Passiamo su Diego De Simone, perché insomma, Diego, tu sei i pilastri, cioè hai portato i pilastri alle week, li hai messi lì, e tutto regge, questa struttura molto ben performante che sta piacendo. No, aspetta, ragazzi. Non chiudiamocela. Diego, non fare gli scoglioni sulle mani. No. Le dita dei piedi. Allora, no, ci chiedevamo anche dietro le quinte, no, con Paolo Emilio, hai parlato di intelligenza artificiale all'interno della piattaforma. Paolo aveva una domanda, io provo ad anticiparti un'altra, poi passo a lui l'approfondimento. Abbiamo notato che è una piattaforma incentrata molto sulle persone, perché molto spesso le piattaforme sono incentrate sulle aziende, insomma, su chi vende. In questo caso si punta molto al fatto che le persone possano interagire con la piattaforma, possono considerarlo come fosse un social network. Questa attività di interazione tra gli utenti, no? È quella che poi va ad alimentare gli algoritmi a cui facevi riferimento durante il tuo speech. Raccontaci un po' meglio questa parte. Sì, assolutamente. No, le dita incrociate valgono perché servono sempre, ma per fortuna, adesso non ce la tiriamo, però sono tanti eventi con migliaia di persone, ormai è quasi un anno che andiamo avanti, quindi dai, siamo abbastanza convinti, anche se questa è una beta, come ho detto, no? Ha consentito come iWeek nello sperimentarla, perché la verità vera, come dice Camilleri, è che Meters è il nostro, credo, primo prodotto che è nato senza AI, non c'era alcun algoritmo, era una piattaforma, tra virgolette, normale, software con tecnologia proprietaria, ma perché era una sfida che dovevamo raccogliere e realizzare in 2 mesi, quindi chiaramente lì tempo non ce n'era. E devo dire che però è andata anche molto molto bene, molto meglio delle aspettative come risultati di vendita, perché, come dicevate prima, fondamentalmente cioè bisogna risolvere dei problemi. Poi l'intelligenza artificiale su 1000 aspetti può aiutare, ma prima di tutto, se non risolvi un problema, ci fa poco l'azienda. E abbiamo ragionato, poi nella versione beta qui abbiamo cominciato a introdurre gli algoritmi, finalmente, se no i miei colleghi, i miei soci si impazzivano, e sta andando molto bene. Noi abbiamo puntato molto sull'utilizzo, sulla vicinanza UX, UI, lato social, perché come dicevo, l'obiettivo è fare interagire le persone. E l'abbiamo visto sulla versione 1.0, dove avevamo una chat integrata dentro la piattaforma, che sì, un pochino funzionava, ma fondamentalmente dentro la chat generale si faceva spam, piuttosto che si diceva ma qui come faccio per, eccetera. Mm-hmm. Io sento sempre un ritorno, immagino anche gli altri. Sì, Vincenzo, forse è il tuo, però prova a toglierlo. Proviamo. Perfetto, mi sembra perfetto. No, okay. Ancora. Non era Vincenzo, non lo so. Non era Vincenzo. Comunque abbiamo ragionato sempre tutto e continuiamo a farlo in ottica social e cioè cercare di avvicinare lo strumento, cioè la nostra piattaforma, a come gli utenti sono abituati a navigare, come sono abituati a dialogare, anche perché quando siamo partiti non avevamo una piattaforma da copiare, perché tanto cioè, nel business uno copi o comunque guardi un competitor molto forte e dici guarda funziona molto quell'aspetto lì, quelle features funzionano, ma quando siamo partiti le piattaforme che c'erano online erano pensate più per un mondo pre-Covid, per cui nella maggior parte dei casi erano piattaforme di accompagnamento a un evento fisico. Mentre adesso questo è proprio un evento completamente online e le regole sono completamente differenti e abbiamo avuto difficoltà, cioè abbiamo fatto tanti brainstorming, per fortuna devo dirlo, anche con Remtech, con Fiera di Ferrara e di Bologna, per ragionare su quale potesse essere la configurazione migliore. Adesso dopo un po' di mesi, chiaramente è sempre tutto in continuo movimento, però insomma il ragionamento è su quello che abbiamo fatto. Sono l'unico col microfono aperto, penso. Ecco, sì, adesso mi sentite però, adesso mi sentite. Ho una curiosità, visto che ci sono qui gli speaker, qualcuno di voi ha ricevuto delle richieste di appuntamento, avete ricevuto dei bigliettini da visita, qualcuno vi ha contattato già o nel caso contrario succederà tutto domani?
Sono arrivate delle richieste. Bene. Marco, qualcuno ti ha scritto? Qualcuno ti ha chiesto contatto? No, mi hanno detto che per errore hanno scritto a Renato, ma in realtà volevano scrivere a noi. Vabbè, allora Renato sarà così gentile da passarli prima a te e poi a Vincenzo. Dai. Ma scusate, stiamo qui tutti insieme, condividiamo, cioè, mi sembra il minimo. E ci sta. Open innovation. Slovenia, Giacinto e Pasquale, io personalmente non ho ancora controllato, ma ritengo di sì, visto tra l'altro che mi dicono che c'è stata molta partecipazione, questo quindi... ovviamente vi ringraziamo per, come dire, per averci concesso questo palco, e mi fa piacere, e poi vediamo, diciamo, appena finisco qui vado di là a controllare in piattaforma. Bravo, ti metti nelle mail a vedere se qualcuno ti ha scritto. Bene, in questo clima, dato questo clima, diciamo, collaborativo, e anche prendendo, diciamo, spunto dalle cose che diceva Diego De Simone, molto amato la citazione di Floridian Life Community, Diego, no? Quindi questo obiettivo quasi di, insomma, passare a un marketing relazionale, di co-creazione di valore, no? Ho una domanda che forse potrebbe anche essere l'ultima, visto i tempi, che è aperta un po' a tutti. La domanda è questa. Mi sembra di capire che grazie a intelligenza artificiale, analisi dati e tutto quello di cui avete parlato oggi, si sta un po', stiamo assistendo un po' a un passaggio epocale, cioè mentre fino ad oggi il consumatore, il cittadino, era oggetto di un'osservazione e gli strumenti con i quali veniva indagato erano percepiti come pervasivi ed invasivi, adesso si sta andando verso una direzione in cui non è più, come dire, non sono più il telefono, non è più l'oggetto con cui vieni spiato, insomma, il computer, ma l'oggetto, il megafono, cioè un'inversione, l'oggetto con il quale tu puoi parlare, puoi incidere, puoi diventare da oggetto di osservazione a soggetto di racconto, diciamo così, no? E definire, dire, suggerire quali sono le tue esigenze. Quindi in qualche modo forse anche il marketing sta passando dall'essere dalla sua natura tradizionale a quella di essere più un servizio, sempre più servizi. In questo senso mi chiedo se le vostre soluzioni stanno ridefinendo delle soluzioni innovative che colgono proprio questo aspetto che mi è sembrato il principale, almeno insomma a termini di questa prima giornata di lavori. Sì, assolutamente. L'idea che abbiamo avuto di Bacheca, di Feed, va in quella direzione lì. Cioè di intanto di personalizzare chiaramente l'esperienza dell'utente, perché Rempec, sulla piattaforma Rempec, voi oggi entrate, ci sono stati più di 400 eventi, ci sono più di 100 stand, però la pagina è sempre quella, quindi un visitatore che entra lì tutti i mesi in un anno, che noia, è sempre quella roba lì. Poi è naturale che sia anche un po' così. Allora una bacheca dove invece ogni volta che accedi ti mostro dei contenuti diversi, quel megafono di cui dicevi, dove con gli algoritmi andiamo a cercare di capire quali sono gli interessi della persona alla Netflix, quindi a seconda di quello che ti interessa ti mostro, ma anche do più spazio a chi paga di più, naturalmente, agli stand che pagano di più, correlati all'interesse della persona specifica. Nel frattempo volevo dire che ho lasciato un biglietto da visita a Marco, così almeno ce lo scambiamo, siamo sicuri che arriva. Grazie. Allora provo io a seguire, diciamo, le considerazioni di Diego e rispondere alla domanda di Paolo Emilio, dicendo che certamente è così, è in atto questo processo, no, di cambiamento di prospettiva. Speriamo tutti quanti noi di dare il nostro contributo, perché facciamo un esempio che riguarda, come dire, anche la nostra vita personale. Un conto è essere supportati, un conto è essere orientati, quindi tra l'altro il confine è sempre molto sottile, no? Quindi da oggetto di analisi a soggetto, e quindi a interpretare quello che nel marketing, come dire, da anni ci raccontiamo tutti, e su questo Pasquale ovviamente è un luminare, nel senso che
tutti quanti noi aspettiamo il momento della co-creazione del valore, quindi la partecipazione, e in questo senso è la personalizzazione. Cioè, un conto è avere una proposta, una promozione, una relazione che tenga conto che dall'altra parte c'è Marco, e un conto invece è indagare in maniera come un voyeur, no, che cosa sta facendo Marco, per poi andargli a, in maniera così subdola, fargli una proposta commerciale. È un confine sottile, però ritengo che tra l'altro l'intelligenza artificiale ci supporti proprio in questa direzione. Oggi, per esempio, ho citato spesso il nostro approccio a parte dai dati per arrivare a un insight utilizzabile quando, nello use case, in cui chiamiamo il contact center e dall'altra parte chi ci supporta conosce chi è Marco, qual è la sua aspettativa e qual è il suo problema. Sì, sì, assolutamente. Se posso permettermi a... Certo. Sento forse Vincenzo che sta parlando. Vabbè, dai, non ti preoccupare, vai tu, poi vado io, tranquillo. Sì, solo per aggiungere che sono pienamente d'accordo con Marco sul fatto che questo confine sia sempre più sottile. Poi è tipico di ogni cambiamento il fatto che vi siano soggetti attivi e soggetti passivi. È compito poi ovviamente dei soggetti attivi fare le cose, so che è una parola molto banale, ma fatte insomma con buon senso. Queste tecnologie è evidente che possano permettere di utilizzare in maniera, come dire, corretta o meno determinate opportunità. Torniamo al ruolo centrale delle persone, dell'uso che queste ne fanno di questi strumenti. No, diciamo, mi ricollego un po' alla prima domanda, no? Rispetto a questa, insomma, del megafono. Esempio, come, una delle caratteristiche in qualche modo ci aiuta a differenziarsi da quelli che sono i big vendor, ad esempio, sulla tecnologia di ASR e quindi di ascolto, ad esempio, di quelle che sono le telefonate che arrivano in un call center. Noi, ad esempio, operiamo nativamente attraverso la nostra tecnologia, anonimizzazione, morphing, di tutti quelli che sono i dati sensibili. Quindi, ad esempio, noi, oltre a fornire delle dashboard aggregate su quelli che sono i topic, i trend, appunto, rispetto ai temi che arrivano sul contact center, noi diamo anche la possibilità di poter ascoltare le chiamate, perché, diciamo, un po' i capi reparto appunto dei servizi impattati magari da reclami o da problematiche possono sentire, diciamo, realmente la voce del cliente. Questo riusciamo a farlo perché noi anonimizziamo e morfizziamo tutto. E questo è un valore distintivo, quindi, diciamo, sono finiti un po' i tempi un po' del Far West, no? Se pensiamo a Cambridge Analytica e tutto quello che è successo. Oggi c'è in molti casi, purtroppo, anche una via molto borderline, no? Appunto, come dicevano gli altri colleghi, insomma, di spiare, ascoltare, trucchi subdoli per andare a prendersi dei dati. Quella è una via che prima o poi, insomma, finirà. E noi dobbiamo ascoltare i dati dei nostri clienti, le informazioni, però nel rispetto della sicurezza e della privacy. Ottimo, grande. Sì, tanta roba. Mi sembra una conclusione, come dire, molto coerente anche rispetto a questo discorso della privacy, del valore intrinseco, no? Del consenso del GDPR, del consenso consapevole, no? Che soltanto quando una persona riconosce il valore dei servizi ricevuti è incline a diciamo, condividere i propri dati e quindi a innestare quel circuito virtuoso che siete tutti attori diciamo, impegnati a creare e a co-creare. Quindi, insomma, mi sembra anche molto interessante da questo punto di vista le ultime risposte di Vincenzo, l'ultima parte della risposta di Vincenzo. Devo dire che come dopo AI Week, quindi come giornata conclusa e momento un attimo riepilogativo, in realtà già questa è già una bella diretta da seguire, perché poi non ci siamo assolutamente trattenuti nel continuare a
quando sei in campo e anche quando vai fuori, comunque tu rimani comunque pronto, no? I battiti cardiaci sono ancora alti, soprattutto quelli di Diego che ha appena completato la sua performance, insomma. Però anche Marco e gli altri li vedo belli carichi, insomma, sarà stata una giornata positiva in generale, a parte le high week. grazie. Bene, allora, bene. Paolo Emilio, grazie a te per aver aperto per l'high week. Casa vostra, insomma, la vostra radio, per chi ancora, insomma, se siete sulla nostra pagina, andate a cercare sul web Radio Activa, perché ci sono un sacco di programmi molto interessanti, anche sull'innovazione, e a breve metteremo in piedi qualcosa insieme su cui poi daremo delle informazioni. Lo speleriamo, Giacinto. come diceva Diego, non ce la tiriamo. No, assolutamente. Noi ci vediamo domani, dovrebbe essere stessa ora, Paolo Emilio, adesso io ho il calendario che è troppo sicuro. Ora con gli ospiti di domani della seconda giornata della settimana dell'intelligenza artificiale. Grazie Marco, grazie Diego, grazie Vincenzo, ciao Renato, è stato un piacere. Grazie a voi. Grazie a tutti voi, grazie a voi. Grazie a voi, un bel lavoro, grazie. Buona serata a tutti.